diciamo, persone anche come me, come questo programma, che è un po' l'espressione di tante cose mie, così, è quando ci sono questi momenti di, diciamo, di immagini così brutte e forti, è brutto perché noi cerchiamo invece di parlare delle cose belle e spesso ci arrivano poi messaggi, ma ecco, fate finta, quello non vi interessa, ma perché non posti le foto dei bambini? È tutta una serie di cose, di meccanismi ormai automatici. Io fortunatamente riesco a star fuori da questo fiume, e portare l'attenzione al bello ti fa sempre sembrare un po' che sei superficiale, che non vuoi vedere la realtà, che stai scappando, e invece parlare sempre del male non ti fa uscire dal male. Bisogna andare a vedere le cose belle, ragazzi, perché è lì che uno ci, come dire, si ricentra, prende un po' la forza e le cose così. Quindi se la sera ti metti davanti al televisore e ti spari per 3 ore delle immagini, che comunque sono delle immagini che muovono delle emozioni dentro, poi vai a dormire con quella cosa lì, ti svegli con quella cosa lì, il giorno dopo ce ne sono delle altre, cioè bisogna che un attimo uno faccia anche un momento dove si guarda delle cose belle. Ieri mi sono messo a guardare dei libri, ho dei bellissimi libri di fotografia, mi sono messo a guardare questi libri di fotografia, me ne manca uno che ho chiesto oggi a Viola e Maurizio, siccome non sapete cosa regalarmi a Natale, dovreste regalare questo libro di fotografia. Me lo segno adesso. L'ho trovato su eBay, costa 680 euro. Non ti preoccupare. Comunque belle foto di fotografie, insomma, di mettersi lì un po' così, perché bisogna andare a cercare nelle cose belle, per ricordarci che, come dice il disegno del Tao, no? In tutte le cose brutte c'è sempre anche un punto di bellezza da non dimenticare, e viceversa, no? Perché altrimenti siamo sempre travolti. Tra l'altro, quando arriva quell'energia lì negativa, aggressiva, violenta, se noi la scarichiamo pensando che scaricandola su degli altri sia, come dire, metterla uguale, no? Cioè tu mi hai fatto questo male, allora io ti faccio questo, mi hai ammazzato il cane, allora io ti ammazzo il cane. Quella cosa lì dell'occhio per occhio, dente per dente, non risolve il problema, perché quell'energia che si nutre degli esseri umani, quando arriva a te, tu diventi soldato di quell'energia nera, da qualsiasi parte tu stai, che stai da una parte o che stai dall'altra, la puoi fermare solo dicendo: guarda, quella roba lì qui dentro non entra, no? Per quello che molte persone portano la croce, no? O altri segni o altri simboli, per ricordare che lì dentro sei di proprietà di un'altra cosa. Quindi lì dentro quell'odio lì non può entrare, quindi finisce qui, quindi si diventa dighe di odio. Questo è già una buona cosa. Volevo anche ricordarvi, un'ascoltatrice dice che vuole fare la cosa dell'universo, ma non ha ascoltato la puntata ieri. Quindi dove puoi ritrovare il mantra? Per lo puoi trovare nella mia story, no, che non oppure è vero. Il post su Maurizio Rossato. Comunque la frase... Maurizio? Underscore, quello è il cognome vero. Maurizio underscore Rossato. Universo, sono aperto e pronto al tuo cospirare in mio favore per realizzare tutti i miei sogni, e chiedo che oggi stesso si manifesti nella mia realtà un segno chiaro di questo cambiamento. Universo, sono aperto, sono pronto, grazie. Vai lì, fai lo screenshot sul telefono e te la tieni. Sì. Quindi, per parlare di cose belle, volevo dirvi che, dopo la posterò, ho aperto questo libro di fotografie di Bresson. Maurizio, tu che sei un fan della Francia. Sì, Bresson. Bresson, e ci sono tutte Luc queste... Bresson. E poi un altro libro dei i baci più belli della fotografia. E tra queste c'è quello che dopo posterò, bellissimo, di Bresson, che sono a Parigi, c'è questa ragazza con la maglietta a righe, che bacia un ragazzo al tavolo e hanno il cane sotto il tavolo, cosa veramente bella. Quindi, se avete tempo nel weekend, ragazzi, non dico che non dovete essere informati, però aprite dei libri, andate al cinema, andate a teatro, andate in una libreria, aprite delle fotografie, beh, guardatevi un bel film, cioè mettiamo un po' di bellezza come riparo, come stiamo facendo adesso con i sacchi di sabbia per le inondazioni. La stessa cosa, se tu rispondi con l'odio diventi automaticamente come i vampiri, no? Se ti colpisce tu diventi vampiro poi. Quindi mettiamo delle barriere parlando del bello anche tra di voi. Portate a casa un fiore stasera, fate un gesto che vada contro questa quantità quotidiana di male, di aggressività, di tensioni e di paure. C'era un artista italiano che si chiamava Alberti, che ha definito la bellezza. Ha detto che è la somma di tutte le parti messe insieme in maniera tale che non è necessario aggiungere né togliere niente né alterare. Questo sei tu.